Ma chi è veramente che gioca a Brookhaven? Perché ogni volta io me lo domando, ok? E vorrei effettivamente comprenderlo meglio. Prima abbiamo visto le ragazze, oggi vedremo i ragazzi. E dal momento nel quale io in questo caso non posso minimamente farmi riconoscere, devo assolutamente trasformarmi in un'altra ragazza. Quindi adesso andiamo qua, perché voglio vedere cosa ci provano di bello i ragazzi nel provarci con le ragazze su Brookhaven. Sono veramente stra mega curioso e adesso lo andremo a scoprire insieme. Innanzitutto, ragazzi, penso che l'unica cosa che potremmo pensare in questo momento sia quella di cambiarci almeno il colore dei capelli e metterci il biondo più lungo che possiamo mai avere. Però vorrei avere dei capelli molto molto ondulati. Tipo, questi qua ci starebbero ma non mi piacciono troppo. Quindi penso che ci saranno pur dei capelli curly. Quindi blonde curly. Vediamo cosa mi dà. Eccoli qua, tipo, mamma mia. Ma questo qua è bellissimo. Oddio, che strani che sono questi così, raga. Ok, potrei usare questi, però non mi piacciono che vanno nei lati. Ok, va bene, prendiamoci questo che è già più carino. Ok, abbiamo questo, poi adesso andiamo a prendere ovviamente il mio bellissimo cappuccio qua. Poi andiamo a rimuovere, magari creiamoci, non lo so, una ragazza sexy comunque, dobbiamo essere carine. Penso che una bella può essere questa. No, non mi piace, questa qua è meglio. Vediamo, cambia. Ti prego di attendere. Ma perché ho le gambe così tanto minuscole, raga? Non le voglio così minuscole le gambe. Vabbè, forse questa è quella migliore. Strano. Ma mi ricordavo che fossi diverso. Va bene. Allora, poi andiamo a cambiare adesso il corpo e ci trasformiamo in una bella e splendida ragazza. Però non so onestamente come fare. Aspetta, magari tipo qualcosa di carino. Però, raga, c'ho questa roba qua davanti. Come posso fare a cambiarmela? Mannaggia loro. C'ho il pappagallo che praticamente è davanti al busto. Ok, così non si vede. Oh, così ci sta. Bene, perfetto, ok. Ora prendiamo invece dei pantaloni molto più carini. Oh, bello pure così. Oh, bello, ci sta. Ok, ok, ci siamo. Mamma, devo togliermi assolutamente quella faccia, perché ragazzi non ci sta per nulla. Aspettate, magari posso mettermi una faccia carina. Quindi tipo girl face, tipo qualcosa del genere. No, ok, non ho trovato. Oh, vediamo. Oddio, perché si aggiorna così? Wow! Peccato, raga, che ha il doppio mento, come notate. Come potete ben vedere, ha il doppio mento. Oddio, aspetta, mi sto mettendo 70 facce insieme. Non va bene neanche questa. Ok. Oh! Cosa? Oddio! Cioè, esistono adesso le facce pure a metà. Che strano! Ok, ok, potrebbe servire effettivamente. Sapete cosa? Penso di prendere questo qua sopra. Sì, prenderò questo. Ok, perfetto. Però devo togliermi assolutamente quel sorriso, raga. No, come lo tolgo il sorriso? Aspetta, devo cambiarmi la faccia. Quindi devo tipo prendere qua. Devo andare nella faccia. Vabbè, qua, esatto. E mettere tipo... fa scassare, ma non mi piace per nulla. Non c'è tipo un modo per toglierla? Oh, bello così. Sembra che sono senza bocca, raga. Bello, mi piace. Però in realtà ci starebbe tipo il rossetto, se ci pensate. Tipo la bocca col rossetto. Ma cos'è? Ma che faccia è? No, 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 assolutamente no. Penso che comunque così potrebbe stare. No, no, sembro stupidissimo. Ok, vabbè, lasciamo senza bocca, raga. Ok, bene, così, così ci sta. Ok, va bene, siamo diventati delle ragazze. Ora, oddio, ma che cosa c'ho qua dietro? Strong Ducky. Perché il bro ha scritto la sua firma di chi ha fatto questa skin qua? L'ha scritto nel culo. Non ne ho la più pallida idea. Ma andiamo a vedere un attimo le persone che ci stanno in questo server. Allora, innanzitutto mettiamoci rosa. Ok, magari così almeno siamo più donne. Ok, vediamo un po'. Dovrebbero esserci qua da qualche parte, perché vedo che ci stanno delle persone. Ma che stanno facendo? Stanno giocando con le pistole. Ok, va bene. Cosa? Oddio. Ma stanno giocando con le pistole davvero? Ma che problemi hanno? Ok, 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 ok. Vediamo di fermarli. Ehi, fermi! Che fate? Ma che stanno facendo questi qua che sparano così? Ma siete dei impazziti? Oh, allora, alto là, pupa! Ma come alto là, pupa? Ma che cacchio? Cosa? Oh, guardate tutti quanti. Ma come sono messi, raga? Ma perché? Ma sono tutti maschi in questo server. Ciao, Stella, attenzione, fregna. Cosa? Ma raga, ma che cosa sta accadendo? Ma poi sono quattro maschi, sono un bordello, sono tantissimi. Perché vi stavate sparando? Una gran fica.
Ma come puoi dirlo, Gesù Santo? Un personaggio di Roblox? Come, perché dici che so figa? Dio santo, ciao paperella. Ma questi qua veramente si trasturlano con un Roblox, raga. Una gran figa. Non ti preoccupare. Ok. Perché sembrano tutti quanti dei... Non lo so. Questo qua sembra... Ma che strani che sono questi tipi. Ci vediamo così con le pistole. Ci divertiamo così con le pistole. Ah, capisco. Quanti anni avete? Vediamo... Vediamo se mi rispondono già da subito. Vediamo un po' se mi rispondono già da subito. Vediamo se saranno sinceri. 16 anni, stavamo facendo i banditi che scappano. Ma possibile me che a 16 anni mi dici veramente che so carina? In una, cioè una skin di Roblox mi dici che so carina. 15, quello ne ha 15, 13, ok, e 15. Quindi tipo il più grande ne ha 16, il più piccolo ne ha 13. Ok, va bene. Già è una media piuttosto elevata secondo me. Però andiamo avanti. Io ne ho 18. Così almeno. No, ok. Io ne ho 18. Mamma mia. Io ne ho 19. Ok, 19. A posto. Bene, bene, così. Almeno il 19 me lo riesci a scrivere. Se, seria. Mommy. Cosa? Cosa? In che senso, mommy? Una bella mommy. Ma di che cacchio stiamo parlando, raga? Ma che problemi hanno questi? Una grande fica. Una bella paperella cresciuta. Ma che cazzo sto leggendo? Ok, va bene. Sì, haha. Volete... Andiamo. Andiamo, venite a casa mia. Tuo padre era un ladro. Ma che cacchio mi stanno scrivendo? Ma raga, ma mi sento importunato. Ma cosa sto leggendo? Ok, andiamo, andiamo con la mia macchina. Oh no, adesso vedranno che ho pure il pass e tutto il resto. Spero che non leggano il nome. Perché non passa quello lì? Perché non entra? Entra. Non può entrare. Ah, il massimo. Oh cacchio. Allora aspetta. Mio Dio, fammelo togliere prima che leggono il nome. Vediamo. Allora devo prendere qualcos'altro, tipo una limousine. Non lo so cosa posso prendere, onestamente. Siamo un delirio di persone. Ma siamo 5. Mi servirebbe tipo un camion. Un bus. Non lo so cosa posso prendere, onestamente. Un bus. Andiamo, prendiamo il bus, andiamo a scuola. Ok, dai, forza, salite, salite. 1, 2, 3, 4 e 5, via. Ok, va bene. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Stupidu. Ma di che stanno parlando questi qua? Ok, bene, andiamo qua. E adesso creo la mia casetta. Però, raga, devo fare una cosa perché devo mettere assolutamente subito. No, aspetta, hanno letto il mio nome, mi sa. No, raga, no, no, no. No, raga. Freezer, no. No, raga, mi hanno sgamato, mi hanno sgamato. Hanno capito che sono io. Raga, devo cambiare server. Devo cambiare server, ragazzi. Per forza. Mi hanno fallito. Non ho paperella. Mannaggia. Mi hanno sgamato, mi hanno sgamato. Taglio, taglio, taglio. Ok, ragazzi, questa volta non c'è proprio modo che loro mi possono sgamare. Perfetto, ottimo. Ho messo pure gli alberi lì in fondo, come vedete, per non farmi vedere la scritta. Ok, va bene. Andiamo adesso da loro, che li ho visti qua di fianco. Stanno... Non sto... Ma perché sono fissati sti ragazzi per andare a rubare le banche? Non capisco. Penso che non lo so cosa stiano facendo, onestamente. Stanno... Ah, ma vogliono... Ah, cacchio, aspetta. Ma stanno rubando la banca, ma perché? Che problemi hanno? Andiamo, bro. Ora però devo... Dove vanno? Ah, vogliono entrare da lì. Vogliono uscire da lì. Ok, andiamo con loro, andiamo con loro. Loro non si stanno chiedendo al momento niente. Però va bene, penso che tra poco inizieranno a capirlo. Che sono così a caso. Vediamo cosa dicono. Ma chi sei? Ciao! Mi chiamo Silvia. Infatti, chi cavolo sei? scusatemi ragazzi, pensavo che... non lo so, cioè vi ho forse preso... No raga, però questi qua che bocca strana. Sì, effettivamente ce l'ho troppo... Mamma mia, sono veramente brutta. Dai, che ti serve? Lavori alla banca? No, no, no raga, questi qua però non sono persone che mi stanno importunando. Forse è un bene, forse non tutti i ragazzi sono così di Roblox, se ci pensate. Questo è un grande bene. Punto interrogativo, il bro mi ha detto. Va bene. Niente, ragazzi, evidentemente non abbiamo trovato persone. Bene, allora potresti essere una spia. No, 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 non lo sono. Volete, venite a casa mia, così nascondete i soldi. Così. Andiamo, venite a casa mia per così nascondete i soldi. Dai, 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 venite, 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 venite. Esatto, da questo lato, perfetto, qua, di fianco, via. Ok, bene, ok, così intanto loro no, il nome non possono leggermelo. Quindi perfetto, non si vede neanche l'immagine, ho messo degli alberi, ho messo lì di fatti apposta. Ok, bene,
Allora, non so onestamente dove potrebbero nasconderle le cose in casa mia. C'è tipo una porta segreta, non penso. Però, qua. Raga, questi qua non penso che fanno niente. Vediamo, aspetta, mi metto seduta sul letto in maniera egocentrica. Così, non lo so. Siediti. Ok, vediamo cosa mi dicono. Bella casa. È bella, tu hai soldi, vedo. Quanto l'hai pagata questa casa? Un pass. Bella. Ma non gliene importa niente, raga. Quanti ne avranno? Saranno bambinissimi questi. Vabbè, noi andiamo. Ah, ciao ciao. Bella. Ah, proprio non gliene frega niente a loro. Ottimo, almeno abbiamo scoperto che ci stanno ragazzi strani e ragazzi normali. Va bene, meglio così. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Andate a guardare questi video che sono appena comparsi. E ci becchiamo in un prossimissimo video. Jay si becca.